Allora, Presidente, dicevamo che probabilmente questa partita è un po' sulla falsa riga di come sono andate le big in questa prima gara del 2019, se si fa eccezione del Brescia. Ma io credo che oggi è stata una partita tra due squadre forti, perché la Cremonese, anche se è un po' indietro in classifica, è una squadra forte, è una squadra che si è attrezzata ancora di più oggi. C'erano diverse assenze nel loro organico, diciamo, titolare, e quindi io sono assolutamente soddisfatto del pareggio, perché secondo me era una partita difficile e l'abbiamo affrontata nel modo giusto, rischiando anche qualcosa. Là davanti loro sono stati tutti compatti, pronti a ripartire, hanno qualche giocatore con i piedi buoni, calciano bene e quindi ci hanno messo in difficoltà su qualche palla da fermo. Siamo stati bravi, è stato bravo Fiorillo, è stato bravo Scognamiglio sulla ribattuta, perché di solito uno magari la butta dentro, invece è stato bravissimo. E credo che oggi una nota di merito, vado forse controcorrente rispetto a chi ha visto la partita, ma una nota di merito vada a Machine, che si è fatto veramente veramente grande, perché ha giocato in un ruolo che non era suo, si è adattato, ha corso da pazzi, poi è chiaro che si può sbagliare, però devo dire che oggi ha fatto secondo me una gran partita. Anche se non è chiaramente, come diceva lei Presidente, il suo ruolo tatticamente, lì ha fatto un po' fatica il Pescara. Assolutamente sì, però Antonucci non c'era, Capone l'abbiamo visto tutti, non ha ancora i 90 minuti, fra un po' quando starà meglio. Capone è un giocatore che è un valore aggiunto, sarà un valore aggiunto di questa squadra, e quindi il mister ha ritenuto di mettere Machine là, lui si è adattato, ha corso tanto anche in fase di non possesso, e quindi secondo me gli va dato un merito importante oggi. Continueremo l'analisi tecnica dopo con il tecnico Pillon. Chiaramente, Presidente, le domande di mercato ci stanno e ci stanno alla grande in questo momento della stagione. Cominciamo con Tuminello, Pescara o Lecce? Ma noi ci siamo su Tuminello come siamo su qualche altro profilo, come ho detto anche in settimana. Poi è chiaro che noi non è che dobbiamo pensare di essere scelti, chi deve venire a Pescara deve venire con la voglia di venire per fare bene. Poi se uno non vuole venire, per carità, morto un papa se ne fa un altro, però io credo che nei prossimi giorni, come in tutte le cose del mercato in Italia ma anche negli altri paesi, il mercato si aprirà già da lunedì, martedì, e poi finirà il 31, e l'ultima settimana sarà quella dei movimenti, perché ancora c'è gente che aspetta magari di poter stare in Serie A, di poter rimanere perché magari mandano via qualche giocatore. Questi ragazzi che sono oggi in Serie A aspettano sempre fino all'ultimo. Ma ad oggi lo diamo più vicino a Pescara o più vicino a Lecce, Tuminello? Ma io non lo so se è più vicino a Pescara o più vicino a Lecce. Io so che noi abbiamo parlato con la gente che ancora non... anzi, l'altro giorno la gente, proprio leggendo il giornale, avevo letto Tuminello è attesa a Lecce, la gente ha detto lascia perdere i giornali, e quindi evidentemente nemmeno loro sono ancora pronti per capire dove andare. Altri interventi dove verranno fatti? Giorgio Repetto nella conferenza di presentazione di Bettella ha detto andando via Palazzi potrebbe servire un interditore, avete delle idee lì in mezzo al campo? Ma non lo so, Giorgio ha detto questo, secondo me ha ragione, perché poi alla fine noi in quel ruolo abbiamo solo Canutè che ha quelle caratteristiche, anche se Brugman oggi ancora una volta ha dimostrato che in questa categoria può giocare dove gli pare, come vuole, perché anche Brugman fa dei recuperi, ha fatto un recupero su Mogos nel secondo tempo che penso che insomma da solo parli, per cui non è che abbiamo questa carenza così, però vedremo, non è detto che non si possa fare un centrocampista con quelle caratteristiche, sapendo anche che ce ne abbiamo diversi. Il vice del grosso arriverà? Perché anche questo è un tormentone del mercato del Pescara. Ma noi abbiamo Elisalde, cioè, se no qua secondo me diciamo cambiamo quello che è la strategia della società. Noi abbiamo un giocatore 2000 che ci chiedono tutti e per noi non è buono. Oggi a fare il sub-20 tornerà e farà quel lavoro lì.
L'ultima le chiedo, Presidente, sul taccuino del direttore di gara, 3 cartellini gialli per il Pescara, nessuno per la Cremonese, 1 pesante perché Brugman salterà Livorno. È piaciuto il metodo arbitrale di Guccini? No, l'ho detto anche a Morganti, non mi è piaciuto perché tanto c'era un'ammonizione subito per Migliore che da dietro ha fermato la ripartenza del Pescara e quello è da ammonizione. Probabilmente gli si è incantata un po' la mano oggi all'arbitro perché i cartellini sono usciti solo da una parte e invece ce ne stavano anche per gli altri, però al di là di questo alla fine è stata una bella partita. Contento per la serata? Contento per la serata perché Pescara continua una striscia positiva, era una partita non facile, lo sapevamo, e quindi questo punto per noi vale parecchio. È chiaro che però il Pescara è gettonato dai posticipi televisivi, quindi si gioca sempre alle 21, soprattutto d'inverno. Questo è non è una cosa che ci fa impazzire, anche perché poi voglio dire, in queste serate di freddo, di pioggia, non è proprio il massimo, ma anche per il pubblico, avendo uno stadio non coperto totalmente, quindi questo ci penalizza un po', però è chiaro che quando sei là davanti comandano le TV e comandano le richieste, quindi noi siamo più o meno sempre negli anticipi e nei posticipi.